Allora, riprendiamo da dove siamo interrotti. Avevamo visto la posizione di ancoraggio. Ecco, in questo punto, dopo essermi assicurato che l'operazione della corda e gli allenamenti scheletrici e muscolari sono nel punto giusto, beh, questo è il momento di utilizzare una strategia che mi permetta non solo di mantenere la mira, per così dire, come abbiamo visto, ma quella di rendere dall'ancoraggio al rilascio efficiente ed efficace. Una buona strategia è quella, cioè, certo, avessi il clicker come gli olimpici sarebbe una strategia eccezionale, ma non ce l'ho. Quindi cosa devo fare? Sono in ancoraggio e molto semplicemente basta che io penso a un'espansione sui piani. Non occorre che io la effettui, ecco, attenzione qui proprio che molto spesso capita, non occorre che io effettuo un'espansione sul piano verticale, cioè non devo vedere niente, non devo vedere la punta molla. Basta che io mantenga le tensioni. Si deve formare nella mia mente, ecco, l'idea, no? L'idea vincente, si deve formare nella mia mente l'idea dell'espansione, basta unicamente l'idea. Io aspetto l'allenamento, lo sento, si deve formare l'idea dell'espansione, ma non si deve vedere l'espansione, non si deve vedere, si deve formare l'idea dell'espansione. Questo si traduce, questa idea dell'espansione, in un'ulteriore, minima, utilizzo dei muscoli dorsali. Quindi, alla formazione di un'idea, che è solo nel mio cervello, che è fisica, deve anche associarsi una minima contrazione dei muscoli dorsali, anche minimissima, anche ininfluente, non ha importanza che sia influente. Basta che ci sia il mantenimento della tensione, l'idea dell'espansione e una minima fisica sensazione di utilizzo dei muscoli dorsali. Quindi allineamenti perfetti, finta trazione, la cocca è perfettamente sotto l'occhio, si forma l'idea dell'espansione. Ho il centro del bersaglio perfettamente a fuoco, la punta la vedo o non la vedo completamente sfocata, non importa. La freccia è partita, sono rimasto perfettamente, il posizionamento è rimasto, la prosecuzione è rimasta sempre uguale, lo sguardo non si è mosso minimamente, finché la freccia non è arrivata, solo allora posso scendere. Perché questo me l'hanno insegnato anche il fautore, me l'hanno insegnato anche ai corsi. Cosa dice il corso? Dice che io devo continuare a guardare il bersaglio con lo sguardo del giocatore di poker. Come lo sguardo del giocatore di poker? Certo, non è così. Lo sguardo del giocatore di poker è sia che ho fatto 10, che ho fatto 1, che ho fatto erba, non ha importanza. Io quando ho rilasciato si è formata l'idea dell'espansione, solo l'idea dell'espansione. Fisicamente sento solo una minima tensione dorsale, lo sguardo è perfettamente sul centro. Bocca chiusa, possibilmente bocca chiusa, mento parallelo al terreno, queste sono tutte cose che assolutamente dovete conoscere, no? Specialmente qui, mento parallelo al terreno, pollice verso il bersaglio, sempre sliguato. L'atteggiamento vincente è quello che vi ho appena detto, e cioè dall'ancoraggio al rilascio dobbiamo inserire dei contenuti, ma dei contenuti forti. Non basta la canzoncina, non basta contare un 2-3, bisogna interiorizzare.
Allora, questa interiorizzazione dell'ancoraggio rilascio, che è il salto di qualità, ripeto, il grande salto di qualità dell'argomento, oltre ovviamente a tirare frecce e a sentire le tensioni che si ottengono normalmente alla paglia, ma per questo vi rimando al video sull'allenamento, dove abbiamo parlato di tutte queste cose qua a fondo, per pochi nessuno. Il salto di qualità si ottiene dall'ancoraggio rilascio. È lì che effettivamente si ottiene il grande salto di qualità. Quindi utilizzando dei contenuti formidabili come quelli che mi permettono di ottenere un circolo virtuoso. Okay? Un circolo virtuoso perché quando io sono in ancoraggio e faccio tutte quelle belle cose che ho detto, no? Che ho detto, ho fuoco solo al centro del bersaglio, mi concentro solo sul centro del bersaglio, la punta della freccia può essere anche in punti diversi, non ha importanza, perché se mi concentro bene poi ci sarà un'autocorrezione al momento opportuno. Abbiamo visto che il compound ci riesce in cose molto più infinitesimali dell'arco nudo, quindi bisogna avere fede, succederà. Sono perfettamente in ancoraggio. Cosa si deve formare nella mia mente un attimo prima di sganciare? Un attimo prima di sganciare si deve formare quante formazioni? Quindi durante l'ancoraggio rilascio si deve formare la tensione dorsale, l'espansione solo psicologica, una minima tensione dorsale, ma un attimo prima del rilascio si deve formare nella mente il perfetto follow through, che è questo. Io devo rimanere in questa posizione, adesso lo vediamo dal vero, solamente in questa posizione, e poi la freccia arrivata scende. Questo perché? Per due motivi. Uno è quello che se uno che corre 100 metri pensasse a 10 metri dal traguardo, che tra 10 metri finirà, non vincerà mai una corsa, perché chi corre 100 metri deve tagliare il traguardo al massimo della sua velocità, non deve minimamente pensare che sta per arrivare, si fermerà a 200 metri, cioè comincerà a pensare di aver finito la gara almeno 30 metri dopo, almeno 30 metri. La stessa cosa vale per noi, no? Io vedo, quando si tira anche in allenamento, che si tira con l'arco, si va in ancoraggio, si tira con l'arco e si prende la freccia successiva. Quindi diciamo che a forza, poco a poco, noi abbiamo portato dalla prima azione, prendere la freccia, all'ultima. Perché succede così al cervello: se un operaio, con tutta la dignità di quel lavoro, ha da avvitare 5 bulloni e poi prendere il bullone successivo, ha da prendere il bullone della cassetta e poi avvitare 5 bulloni, non penserà più ad avvitare i bulloni, ve lo dico io, penserà unicamente a prendere il bullone della cassetta. La sua strategia sarà quella di prendere più velocemente possibile il bullone della cassetta e non come avvitare i bulloni. La stessa cosa è quello, se va bene per i bulloni, è il corno da decidere, sicuramente non va bene per il tiro con l'arco. Se noi abbiamo messo nella nostra sequenza che alla fine di tutto noi dobbiamo andare a prendere la freccia dalla faretra, voi capite che quando siamo in questa posizione che dobbiamo fare un sacco di cose e poi terminare così, non possiamo pensare di andare a prendere la freccia. È un circolo, non è un circolo virtuoso, è un circolo che porta male, che non fa bene. Quindi quando siamo in questa posizione, ad esempio, possiamo pensare di andarci a toccare il lobo dell'orecchio e fermarci. Quante volte ho detto? Tante.
tante, 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 tante. Ma non so perché, no? Perché sennò il nostro circolo si chiude andando a prendere la freccia. E questo non fa bene alla nostra sequenza, non è una buona strategia. È una strategia perdente. Allora, se noi già ci alleniamo a una strategia perdente e non a una strategia vincente, non partiamo con il piede giusto, partiamo con il piede sbagliato e diamo vantaggio ai nostri avversari, che va bene. I nostri avversari, ricordatevi, siamo noi stessi. Nel tiro con l'arco siamo sempre noi. Dobbiamo sempre lavorare solo per noi stessi. Non possiamo permetterci di fare raffronti. I raffronti si fanno solo alla prima. Boh, qualche domanda sull'ancoraggio? Allora vediamo il tiro per davvero. Allora il mio tiro, abbiamo detto che il mio tiro è con forza l'impugnatura. Vedremo anche come posizionare i piedi, poi ne parliamo poi per ultimo, come posizionare i piedi non nell'indoor ma poi eventualmente nel 3D e nel campagna, anche se questo aspetto l'abbiamo già visto, ma ne riparliamo. Comunque possiamo vedere adesso qualche tiro di qualche freccia come l'affetto io. Ovviamente quando sono sotto carico non sono in grado di parlare, ma solo di controllare il tiro, però potete, tiro 5 frecce, quindi potete vederle eventualmente poi farmi delle domande. Okay? Quindi io cercherò comunque di tirare le frecce non in modo accademico come dovete tirare la paglia, cercherò di fare 100, quindi sarà un tiro non con una perfezione accademica, ma con la difficoltà del pensare di fare centro e di essere davanti a una platea, quindi diciamo che comunque l'ansia ce la siamo creata, no? Senza calcolare che non te la decisione. Da queste tre frecce cosa abbiamo visto? Intanto... Non ho visto le frecce dove sono andate. Meglio così. No, sono... No, non l'ho vista. No, sono nel giallo, quindi diciamo che ho fatto anche tre belle frecce. Ma a parte questo piccolo risultato, avete visto che non è successo esattamente tutto quello che ho spiegato, no? Intanto dall'ancoraggio al rilascio un secondo è passato. Ecco, comunque il mio tiro è molto veloce, no? Perché il mio ritmo è questo, no? Avete però visto che tutte e tre le frecce hanno lo stesso ritmo, nonostante che non ci ho minimamente pensato. Dall'ancoraggio al rilascio ci metto veramente poco perché faccio molta preparazione. Adesso tirerò ancora le altre due frecce così le potete vedere. Faccio molta preparazione prima sugli allineamenti. Quando sono all'ancoraggio sento solamente un minimo di allenamento, mi basta un secondo, non è che c'è bisogno di far tanto, perché il mio corpo è già pronto, no? E anche perché questo è il mio tiro, io, la mia strategia è sempre stata questa, di essere veloce e boh, non è che c'è un modello preordinato. Certo che se ci fate passare 2-3 secondi per fare tutto bene, ma soprattutto in allenamento, e 100 volte meglio. Io quando tiro la paglia o tiro sulla visuale grande faccio così, sto 2, 3, 4 secondi,
però quando ciò sono in gara purtroppo il mio cervello prende un pochettino sopravvento e fa i controlli molto più velocemente e tiro un pochino più velocemente. Riproviamo, così vedete anche. Scusa, ho visto che accompagni anche con le anche, lo fai sempre o? Io diciamo che le anche le ruoto, le lascio libere, le lascio completamente libere e quindi si ruotano tranquillamente ma in qualsiasi posizione. Ma questo ne parleremo dopo i tiri, così parleremo della postura nelle gare 3D e campagna, che è anche un argomento interessante. Riproviamo ancora un po'. Avete visto però come ho curato, adesso vado a prendere le frecce e le rifaccio, avete visto come ho curato gli allenamenti, molto velocemente, però tutto curato. Vuol dire, cioè, certo, ma adesso così vedete anche la schiena, perché tirerò lì, lo metto sia di qua che di là. No, assolutamente no, perché in allenamento precedentemente ho fatto molta attenzione a questo. Una cosa molto importante, no? Per chi comincia, perché ci sono chi comincia o chi diciamo di medio livello, sappiate già da subito che una piramide riesce ad essere tanto alta per quanto è grande la base. Quindi purtroppo bisogna soffrire molto, 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 molto prima per poter ridere dopo. Se uno riesce a fare una base molto larga, la piramide sarà molto, ma molto, ma molto più alta. È logico che se uno rinuncia ai contenuti fondamentali, importanti, all'inizio non funziona. Se io continuo a vedere dopo anni questo mignolo rigido alla maggior parte degli archinuti, cioè sono contento da parte mia perché vincerò ancora per altri 10 anni nonostante tutto, ma se il mignolo, sappiate che il mignolo mette fino qua, irrigidisce il mignolo, ed è molto importante. Eppure sembra che sia una stupidaggine, non è una stupidaggine. Ogni fondamentale, se la mano deve essere rilassata, è fondamentale. Allora, se la mano non si riesce a rilassare, sarà sempre poco, la mano rilassata. E questo si ottiene con sangue, sudore e lacrime. Non nessuno ha mai vinto, nessuno ha mai avuto successo senza sangue, sudore e lacrime. L'altra volta l'abbiamo visto, chi ha successo è un iceberg, vedi solo la punta, ma sotto c'è un mondo di lavoro. Non si vince per caso, mai, non si vince mai per caso. Allora io adesso tirerò lì così potete vedere l'azione
dei muscoli dorsali. Ok? Allora, così vedete anche la preparazione. Avete visto che ho ruotato, ho già in preparazione la scatola, io riesco a farlo anche senza una grande trazione. Vado in apparato. E sono rimasto, ok? Ho fatto ancora una volta, così proviamo. Preparazione. La mano è già completamente rilassata. Hai visto qualcosa di schiena? Adesso vediamo la parte del rilascio. Ovviamente adesso ammonire sarà pronto. Avete visto? Sì. Avete visto il rilascio? Sì, faccio per voi, visto che non riesco a fare. Scusate? Allora, rilascio, braccio, qualcosa del braccio freddo. Allora, intanto lasciamo un po' così a ruota libera, perché il rilascio è molto importante, no? Il rilascio deve prevedersi che le dita non si devono aprire. Le dita, ma questo lo dico già dall'inizio, se io devo rilasciare, si chiama proprio rilascio, perché io devo rilasciare solo la tensione delle dita, non le devo minimamente aprire. Quindi io, se sono concentrato solo sul bersaglio, io posso, e io riesco, e voi potete benissimo riuscirci, a non comandare le dita. I muscoli delle dita si rilassano perché ho raggiunto un determinato obiettivo strategico, che è quello dell'allineamento, che è quello della concentrazione sul bersaglio, dell'idea che si deve formare dell'espansione sul piano verticale, e quando tutto questo puzzle viene composto automaticamente, le dita si rilassano e la faccia parte. E questa è veramente il salto di qualità, la condizione migliore che può capitare, quando io non comando niente, consciamente. Ok? La corda in definitiva deve fare 1,5 cm di percorso per rilevarsi. No, ne fa di più. Ah no, certo. La corda fa un... Certo, questo si chiama per l'appunto paradosso dell'arciere. Ne abbiamo parlato quando ho fatto il setup, la lezione sul setup. In effetti il fatto che io rilascio con le dita non faccio fare alla corda un percorso rettilineo come succede per il compound, che ha uno sgancio meccanico, che ha una cosa che si apre automaticamente, quindi rende perfettamente, ma la corda farà un movimento di questo genere, Quindi a questo punto capitano tante cose. Una, che la corda non viene spinta in modo lineare, ovviamente, ma viene spinta in modo curvo. E questo, sia per l'olimpico che per l'arco nudo, è molto importante avere lo spine della freccia perfetto, soprattutto per l'arco nudo. E poi abbiamo il bottone che ci permette di modificare leggermente, molto poco sull'arco nudo,
po' di più sull'arco olimpico, la possibilità di variare leggermente se non siamo perfettamente in spine. Lo spine, sapete, è la l'indice di flessibilità della freccia, perché se la spinta della freccia non è perfettamente perpendicolare, la freccia farà questo movimento, capite, no? Perché se la freccia viene spinta in questo modo, per arcieri destri, la freccia qua girerà così, tenendo conto che si distaccherà tangente a una curva. Ma qua andiamo troppo nel tecnico. E andatevi a vedere la lezione sul setup, che ne parlo più diffusamente. Quindi cosa succederà? Succederà che la freccia a un certo punto farà così e scodinzolerà, addirittura scodinzolerà con un moto sinusoidale, ok? Un moto sinusoidale prevede ventri e nodi, nodo sinusoidale. I nodi sono sempre a zero e i ventri possono essere positivi o negativi. C'è un elettronico, io già subito capito. Cosa succede? Che io devo fare in modo, per questo devo comprare lo spender a terza perfetto, per il mio modo di rilasciare, non solo per la potenza dell'arco, perché dipende anche da quanti strati di patelletta ho, da come sono grandi le mie dita. Perché è questo che fa sì che lo spine dinamico sia differente alla fin fine dello spine statico. Se io ho le dita grosse farò ruotare la corda in un modo, se ho più strati della patelletta farò ruotare in un altro. Ecco perché quando la patelletta è consumata e ne compro una nuova, l'apocalisse, non funziona più niente. Varia lo spine dinamico della freccia. Quindi abbiamo detto che la freccia con lo spine giusto cosa succede? Comprato ovviamente con la patelletta sempre la stessa, le dita sempre le stesse, non cambiate le mani. Bisogna fare in modo che i due nodi, che sono gli zeri, siano, quando viaggiano, siano diretti verso il bersaglio. Okay. Se la freccia viaggia in questo modo qua, non va bene. Okay. Posso variare leggermente questo movimento di volo della freccia come? Col bottone. Col bottone riesco a smorzare la prima curva in modo tale, con questa pressione, che io riesco a raddrizzare per quanto possibile, poco, i due nodi e far volare la freccia. E questo mi permette ovviamente di avere un volo pulito, economico, più preciso. E questo lo verifico con la freccia spennata, no? E con la freccia spennata con meno curve andrà a sinistra, con più curve andrà a destra. Così è stato provato e stabilito. E da lì mi accorgo se ho una freccia rigida o una freccia morbida. Però posso, poi da lì posso variare la potenza dell'arco, la punta, il piede più dalla parte, più settato. Quindi la condizione essenziale è quella di rendere il rilascio il più stabile possibile, perché con un rilascio sempre identico, che le dita non si aprono di colpo, ma che rilassano sempre nello stesso modo, e questo si ottiene rilassando le dita, le rilasciamo sempre, molto più facile rilassare nello stesso modo, avremo un volo della freccia sempre identico. Quindi molto importante imparare a rilasciare. Io normalmente insegno a prendere le sporte, tutte le parti che uno cade, e concentrarsi a lasciare cadere le sei bottiglie d'acqua o qualsiasi altra cosa, no? Uno le tiene così, le sei bottiglie d'acqua, e poi si concentra a rilassare le dita in modo tale che le bottiglie cadano. Quando uno l'ha fatto mille volte ha imparato. Se uno lo fa tre volte non impara, però mille è una questione di numeri, di allenamento, è solo una questione che bisogna allenarsi. La fatica di fare i punti è quella, non c'è un trucco, quindi i trucchi ve ne ho già detto fin troppi oggi.